quanto serviva, quanto lo volevi questo qua? No, lo volevo fortemente per Roma, per questa gente che ci sostiene ogni volta, e oggi so che a Roma il derby è molto più sentito e dovevamo vincere. Il primo tempo non avete fatto benissimo Valentino, cioè la Lazio era messo meglio in campo. Cosa avete sostenuto negli spogliatoi perché abbiamo visto una Roma diversa poi nel secondo di tempo? Ma di solito quando si giocano questo tipo di partiti, i derby si è anche un po' più contratti, perché sappiamo quanto valore dà Roma a questo derby, e quindi eravamo un po', volevamo strappare, e forse si è visto il contrario di quello che avevamo dentro. Adesso nello spogliatoio poi il mister ha parlato di continuare a mantenere la calma e che questa partita si vinceva con la testa. Siamo entrate un po' più tranquille, un po' più consapevoli e siamo riusciti a sbloccarla. Senti, cosa si prova quando si entra in campo e si vede una tribuna completamente colorata? Sono emozioni bellissime, forti, e comunque ti danno una carica che a volte senti talmente tanto che le gambe, non dico che tremano, ma comunque senti una tensione diversa e una pressione diversa, ma dobbiamo abituarci, e noi vogliamo sempre questo pubblico. Vale, tu mi dirai di partita in partita, però questa a livello di classifica pesa tanto. Sì, pesano tutte, perché per noi ci siamo messi un obiettivo in testa e quindi dobbiamo continuare così, e adesso dobbiamo già azzerare tutto e pensare a mercoledì che c'è la Champions, e vogliamo anche lì comunque fare un po' una rivincita e provare a dimostrare qualcosina in più senza questa tensione che si prova a giocare contro una delle squadre più forti al mondo. Grazie.